Questo smartphone si chiama Zuck Z1, è prodotto da Zuck, azienda dietro cui c'è Lenovo, un po' come dietro OnePlus c'è e c'era Oppo. E confrontandolo con OnePlus, questo è probabilmente il OnePlus del 2015, almeno come effetto, almeno come impatto di uno smartphone che costa veramente poco, ma offre veramente tanto. Scoprite Zuck Z1 nella nostra recensione. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it, benvenuti nella recensione di Zuck Z1. Se non avete mai sentito parlare di questo brand, vi perdonerò, è un brand molto 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 nuovo, questo è il loro primo smartphone, è una specie, possiamo chiamarla tranquillamente startup, che ha alle spalle Lenovo, quindi possiamo dire un po' che questa è un po' la OnePlus di Lenovo, come sappiamo come OnePlus è controllata da Oppo, in questo caso Zuck è controllata da Lenovo. Si tratta di uno smartphone lanciato ormai da qualche mese, penso, un paio di mesi, mi sa, se non vado errato, in Cina, con l'interfaccia proprietaria ZUI, quindi Zuck UI, se vogliamo chiamarla così, ma sta arrivando anche per il mercato internazionale con CyanogenOS, quindi estremamente, estremamente interessante. Quale andremo a testare noi oggi? Noi oggi testeremo quella con CyanogenOS. Questo è l'alimentatore, ricarica rapida, 5V, 2A. Mettiamo via questo alimentatore e poi abbiamo il pin per rimuovere il carrellino e il cavo USB Type-C che avevo già tirato fuori e che ho utilizzato in questi giorni per caricare il mio smartphone. Via la confezione. Dentro il nostro Zuck Z1. È sicuramente uno smartphone che rientra nella categoria dei padelloni, è un bel padellone, ha le forme però molto molto stondate, tra l'altro stondate molto sui lati, ma invece piatto centralmente, in modo che una volta appoggiato, guardate, non tende a muoversi se non se premiamo proprio sul bordo esterno. E posso dirvi che tappando semplicemente in giro per lo schermo, per scrivere, lo smartphone non si muove quando è appoggiato su di un piano, il che è assolutamente un bene. Ah, è costruito con un frame in alluminio in cui è incastonato il tasto di accensione, il bilanciere del volume, abbiamo poi il jack audio da 3,5, il carrellino per le due nano SIM, sotto il primo microfono, la porta USB Type-C e lo speaker. Sul retro invece abbiamo questa plastica trasparente traslucida con la colorazione bianca dietro, il doppio LED flash della stessa tonalità di colore, il secondo microfono e la fotocamera a 13 megapixel Sony con apertura F2.0 e stabilizzazione ottica dell'immagine, quindi dal punto di vista tecnico veramente niente da dire. Si impugna abbastanza bene, è abbastanza pesante, però 175 grammi. Le dimensioni sono relativamente generose, 155,7, 77,3, 8,9 mm di spessore nel punto centrale, in questa parte piatta, quindi leggermente rastremato alla parte esterna. Come vedete qua, la parte nera dello smartphone, quando lo smartphone è spento, è praticamente davvero tutto schermo, c'è soltanto veramente un bordo minuscolo qui all'esterno, quindi lateralmente i bordi sono abbastanza contenuti, se poi non considerate che la parte metallica stondata va ancora un pochino più all'esterno. Come vi dicevo, è grande, è pesante, però nel complesso si maneggia bene, si utilizza discretamente bene, grazie proprio appunto alle sue forme molto molto, molto ergonomiche, devo dire. Una fotocamera frontale da 8 megapixel, qua sotto ci sono i sensori di luminosità e di prossimità, un display da 5 pollici e mezzo, IPS LTPS, a risoluzione Full HD 1920x1080 pixel. I colori non sono esattamente perfetti, ma se andiamo nelle impostazioni potete veramente perderci la testa, passando da questa modalità che permette di regolare in automatico la tonalità del display in base alle ore del giorno e quindi andare a variare la temperatura Kelvin del display in base al giorno dell'ora, il giorno, scusate, l'ora del giorno, oppure andare a cambiare manualmente il colore del display esattamente come ci pare, andando veramente a lavorare in modo molto molto fine, quindi magari potete cercare di farlo un pochino più freddo. Oppure potete cercare di farlo un pochino più caldo, insomma, potete veramente giostrarvela come volete, il che secondo me è sicuramente, sicuramente un bene.
La versione di Android che troviamo, tra l'altro finisco di parlare dello schermo, scusate, la luminosità è buona, si regola in automatico abbastanza bene, non è magari ampissimo il range, ma la regolazione automatica è buona e ha dei buoni angoli di visione per essere un IPS, devo dire sono veramente notevoli, uno schermo che mi è piaciuto, magari non riesce a entrare nella top degli schermi più belli in circolazione, ma è veramente notevole, riesce tranquillamente a tenere testa agli altri top di gamma che ci sono già attualmente in commercio. La versione Android è la 5.1.1 di Lollipop, personalizzata in modo veramente molto ben fatto dalla CyanogenOS 12.1. L'unico altro smartphone che in realtà è già disponibile da noi con questa versione della CyanogenOS fondamentalmente è OnePlus One. Gli altri smartphone al momento non sono ancora arrivati nel nostro paese. E parliamo di processore, veramente una scelta curiosa, bizzarra, ma secondo me anche molto ben pensata, quella di inserire un processore Snapdragon 801, ovvero il top di gamma di Qualcomm dello scorso anno, quad-core da 2.5 GHz, 32 bit, quindi non 64 bit, con ben 3 GB di RAM e 64 GB di memoria interna non espandibili, visto che qui abbiamo due alloggiamenti per la nano SIM, ma nessuno per la micro SIM. La connettività è LTE fino a 150 megabit per secondo, non supporta purtroppo la frequenza degli 800 MHz. Wi-Fi a BGN, Bluetooth 4.0 e non è presente NFC. Abbiamo il risparmio energetico di Lollipop, se andiamo qua nella batteria. Possiamo scegliere la soglia di risparmio energetico, ma in più abbiamo anche la modalità della batteria, ovvero il risparmio energetico bilanciato e prestazioni. Io l'ho utilizzato quasi sempre in modalità bilanciato e devo dire che la batteria non removibile da 4100 mAh non voglio dire che fa miracoli, ma riesce quasi a fare dei miracoli, veramente riesce dove la concorrenza quest'anno veramente non è riuscita assolutamente. Questo è lo smartphone che, se usato in modo abbastanza classico, diciamo medio, vi farà fare i 2 giorni di carica completa. Con un utilizzo intenso, con un utilizzo stress, non vi farà fare 2 giorni di uso intenso, ma comunque vi porterà sempre alla fine della giornata, sempre con un po' di autonomia residua. E questo secondo me è stato possibile grazie al fatto di... qui c'è un pelo del mio gatto. È stato possibile sia grazie al fatto che è stato utilizzato uno schermo Full HD invece che Quad HD invece che 2K, e sia dell'aver scelto un processore Snapdragon 801 potente, performante, ma anche ben rodato e con dei consumi energetici decisamente più contenuti dei processori che invece abbiamo visto quest'anno sugli smartphone top di gamma. La home di questa CyanogenOS, qui veramente ci sarebbe tantissimo da dire della CyanogenOS, sono rimasto veramente impressionato. Era un po' che non rimettevo mano su CyanogenOS, la cosa più vicina era ovviamente la OxygenOS di OnePlus 2, che non è ovviamente una CyanogenOS, ma un pochino gli fa il verso. Da qui è possibile regolare tantissime opzioni della schermata principale o del drawer. Tra l'altro il drawer solitamente in questo smartphone viene mostrato come verticale, ma mi sembra una discreta follia, quindi io l'ho rimesso follia magari no, magari mi abituerò con Android Marshmallow, ma per adesso ho preferito metterlo paginato. Possibilità di proteggere le app con un codice, possibilità di ingrandire le icone, di scegliere la griglia, io ho scelto quella un pochino più fitta di quella standard, ma c'è ancora più fitta, oppure possiamo andare a personalizzarla. Possiamo scegliere l'effetto di animazione quando scorriamo le pagine, se abilitare o no la pagina di ricerca, oppure andare direttamente nelle impostazioni. Non abbiamo lateralmente pagine particolari. Se andiamo nel drawer, abbiamo il drawer come impostato dalle opzioni di prima. Qui ci sono 2 puntini veramente molto molto piccoli, ma così dovreste riuscire a intravederlo. Ora si è spento, così ve lo riaccendo, che sono il tasto back e il tasto multitasking. Tra l'altro la curiosità è che nella Zook UI questi due tasti sono completamente spenti, e quindi non si sapeva prima dell'arrivo della CyanogenOS che qua sotto ci fossero 2 tasti. Prima si faceva tutto con il tasto centrale. Tasto centrale che ha un click fisico buono, ma è un po' duro, secondo me. Nella qualità costruttiva di questo smartphone, che è veramente notevole, il click del tasto fisico è quello che mi ha convinto appena un pochino meno.
Ha il lettore di impronte digitali integrato nel tasto, funziona come tasto home anche se solo tappato, vedete, quindi potete tranquillamente utilizzarlo come se fosse un tasto qualsiasi. Tra l'altro non funziona per andare alla prima pagina, ma funziona, no, dovrebbe funzionare, no, non funziona per tornare alla prima pagina, non mi ricordavo questo dettaglio, ok. Se premuto invece rimanda anche alla prima pagina, non so il perché di questo comportamento strano. Ma se andiamo nelle impostazioni è veramente possibile configurare il funzionamento di quasi tutto lo smartphone in modo veramente, veramente molto maniacale. Da qui è possibile regolare il live display che ho fatto vedere prima, la rotazione dello schermo, il doppio tocco per bloccare o sbloccare lo smartphone, la possibilità di qua sotto cambiare addirittura la densità dell'LCD, non che abbia moltissimo senso per la maggior parte, la possibilità di estendere il display, ovvero mandare full screen qualsiasi applicazione. Guardate, per esempio io l'ho fatto per Google Now, quindi tengo premuto e guardate, vedete la barra qua sopra è scomparsa. E tra l'altro un'altra cosa che mi piace molto è che si possono impostare i tasti sotto, ma quello magari ve lo faccio vedere ora, fra un attimo, sto divagando. Possibilità di modificare l'indicatore della batteria, possibilità di modificare il LED di notifica, gestione dei temi, veramente incredibile. Allora, questo è il menu per gestire i temi, qui troviamo i temi già scaricati, se andiamo qui abbiamo il negozio dei temi, ce ne sono tanti belli anche se la maggior parte sono a pagamento. Abbiamo qui l'app Timer che ci permette in tempo reale di modificare il tema dell'interfaccia e vedere quindi subito come apparrebbe un tema, lo cancello così, e poi abbiamo la possibilità del singolo tema di andare a modificare tutto, la barra di stato, il font, le icone, lo sfondo della schermata di blocco, i controlli, la suoneria, le notifiche, l'allarme e anche l'animazione accensione. Quindi se scarichiamo un tema poi possiamo comporlo, per esempio possiamo andare a modificare solo l'animazione di accensione, in questo caso è solo Cyanogen, allora vediamo se possiamo modificare i controlli, esatto, quelli di Zook o quelli di Cyanogen OS. E questo è veramente una gestione dei temi notevolissima. In più, gestione dello sblocco con impronta digitale, e questo è quello di cui vi stavo per parlare prima. Allora, intanto la possibilità di portare i tasti all'interno dello schermo. Se sono spenti i LED, qua sotto non funziona più. Sì, ok, colpa mia. Abituato a tappare sempre nel solito punto. Ma ancora più interessante qua sotto la possibilità di programmare tutti i vari tasti. Io per esempio ho scelto di programmare questo tasto qui. Se io adesso sono nelle impostazioni e poi vado nella galleria, se lo tengo premuto posso fare lo switch rapido fra le ultime due app. Questa cosa l'avevo già vista anche sulla Oxygen OS di OnePlus 2, ma mi piace veramente molto. Ho programmato il doppio tasto centrale per aprire la fotocamera, questa è ovviamente una scelta mia, e poi ancora ci sono i profili di sistema, quindi possiamo gestire e creare nuovi profili, la barra di stato, quindi andare a scegliere dove mettere l'orologio, lo stile dell'icona che l'avevamo visto anche nell'altro menu, il controllo della luminosità trascinando la barra qua sopra, il menu delle notifiche dove possiamo anche andare a abilitare una gesture che apre subito quel menu, era già impostata ma l'ho trovata un po' fastidiosa e quindi l'ho rimossa, riordinare i tile, scegliere se i primi tile devono essere più grossi, e poi ancora nella privacy abbiamo Privacy Guard che permette di gestire i permessi di tutta la bloccare per intero oppure gestire i singoli permessi di tutte le applicazioni, insomma veramente notevolissimo. Whisper Patch che serve per mandare sms sicuri fra persone che hanno Cyanogen OS, possibilità di bloccare dei contatti e poi vabbè, possibilità di inviare statistiche a Cyanogen Mode. Come avete capito c'è veramente tanto da spippolare in questo smartphone, ho cercato di andare il più veloce possibile, questo è quello che sono riuscito a mostrarvi, devo andare avanti e quindi lo faccio andando nel browser. Andiamo nel browser, la tastiera, il browser è personalizzato, la tastiera invece è quella stock di Android, quindi andiamo nel sito desktop, tra l'altro mi sa che esatto, con questo browser, anche se ho messo desktop, mi ricarica lo stesso sito, quindi devo andare a ricaricarlo io a mano, prestazioni veramente notevoli.
mi verrebbe da dire alla faccia dello Snapdragon 810, alla faccia di tutti i nuovi processori superpotenti. Adesso io scrollerò e si bloccherà tutto perché deve mettermi in imbarazzo, ma se gli lasciamo un attimo caricare le immagini, le prestazioni di questo browser sono veramente notevoli. Guardate quanto è fluido. Veramente, veramente notevole, ottimo, ottimo questo browser. Andiamo poi nella galleria, che è anche l'applicazione per riprodurre i video. Si riescono a riprodurre i video fino a 4K, ma quello 2K è più bello, quindi vi faccio vedere il 2K. Controllo completo dei volumi e anche possibilità di gestire la priorità delle notifiche. Un po' scarno come lettore video, visto che semplicemente riproduce il video e non dà fondamentalmente nessun'altra opzione. Ops, ho sbagliato. Andiamo poi nel lettore musicale che non c'è e quindi abbiamo Play Musica. Tra l'altro mi piace anche la gestione delle cartelle, mi piace questa cosa, non so neanche bene perché, perché non so bene che logica abbia, probabilmente perché sono più vicini ad arrivarci col pollice, che le cartelle finiscano qua giù in fondo. Possiamo andare a modificarle oppure mettiamo il nostro, lucchettino per bloccare l'accesso a questa cartella. Allora, qualità sopra la media, volume sopra la media, magari non sarà proprio la caratteristica, mi stanno arrivando, questa è proprio l'ora della giornata in cui mi arrivano una valanga di notifiche. Non sarà magari lo speaker che renderà questo smartphone lo smartphone più appetibile del momento, ma comunque molto molto piacevole il fatto che comunque anche l'audio sia almeno un pochino sopra la media. Andiamo a aprire la fotocamera, non ho assolutamente niente da fotografare qui intorno a me, il che è un vero peccato, quindi prenderò questo cavo. Allora, l'interfaccia della fotocamera non mi piace affatto, lo trovo veramente molto sgraziato rispetto al resto del sistema che invece è tutto molto pulito. Ci sono comunque tante opzioni, abbiamo possibilità di fare i video massimo Full HD, non 4K, però è possibile fare i video in slow motion, anche se devo dire ho avuto qualche piccolo problema con lo slow motion, secondo me non sono venuti bene come avrebbe dovuto, forse è un bug. Cosa che non ho detto, molto importante, questa versione del firmware non è ancora quella definitiva. Tenete conto che fino all'aggiornamento prima di questa, e ne ho ricevuto vari, c'era ancora il watermark della developer build della CyanogenOS, quindi giusto per farvi capire, può sicuramente migliorare, ma in tutta onestà ho trovato un firmware già molto stabile, forse soltanto questa fotocamera si potrebbe ancora un po' migliorare. Da qui è possibile scegliere quali opzioni abilitare, sono tantissime, quelle col pallino sono quelle abilitate, e poi si possono scorrere, vedete, facendo questo gesto. Non l'ho trovata comodissima, anche perché poi una volta che io, per esempio, attivo l'HDR, lo vedete. Mi può capitare che di non ricordarmi di essere in modalità HDR e magari continuare a scattare in HDR, oltre al fatto che non c'è un'anteprima chiara di che cosa farà questa opzione, quindi magari me lo posso immaginare, ma magari no. Le altre opzioni direi che sono tutte abbastanza limpide. Allora, una cosa, la fotocamera mi è piaciuta, non mi è piaciuto quello che vedo nell'anteprima. Quello che vedo nell'anteprima qui è sempre peggio di quello che poi realmente la fotocamera scatta. Bene, perché comunque vuol dire che le foto vengono bene, ma è un peccato perché non si riesce magari ad avere chiarissimo quadro su quello che sarà la foto scattata. Foto completamente, diciamo, senza luce solare, solo con una luce artificiale, e ci sono delle foto veramente notevoli, con una quantità di dettaglio veramente notevole. Non so se riuscite a vedere, ma la modella qui davanti si è prestata per degli scatti veramente notevoli. Tra l'altro anche abbastanza buono l'HDR. Qui sotto abbiamo l'opzione per vedere le opzioni rapide. Abbastanza buono l'HDR. Questa dovrebbe essere quella, sì, questa è quella con l'HDR. Guardate i palazzi qua sotto e questa è quella senza. Un'altra con l'HDR molto bella è questa. Questa è con l'HDR e questa è senza. Quindi la fotocamera non funziona male, nel senso che fa quello che dovrebbe fare, però bisogna dare un'aggiustatina decisamente alla sua interfaccia, però quello che poi viene fuori è sicuramente promosso.
Andiamo ad aprire Modern Combat 5, facciamo un salto nel passato, Adreno 330, vi dico subito che funziona bene. Tra le altre cose, lo smartphone è veramente è appena tiepido, un tepore che potrebbe benissimo essere riconducibile anche solo al fatto che ci sto tenendo la mano calda sopra. Veramente non dà una sensazione di starsi scaldando. Non voglio dire che lo Snapdragon, in modo provocatorio, lo Snapdragon 801 sia il processore dell'anno, perché non lo è, mentirei, lo Snapdragon 810 è decisamente un processore più potente, più performante di questo 801, ma quando poi ci troviamo davanti a uno smartphone del genere che comunque riesce a fare tutto quello che dovrebbe fare in modo fluido, in modo rapido e senza avere le controindicazioni, oggi voglio avere 50 anni, e senza le controindicazioni che ha purtroppo il potentissimo Snapdragon 810, una battuta del genere ci può anche scappare. Allora, dettagli veramente ottimi, abbiamo tutti i riflessi del caso sul marmo in terra, vedete ci sono tutti i riflessi del caso, compreso un nemico che agonizza, e sul soffitto ci sono anche i riflessi dell'acqua, quindi abbiamo veramente tutti i dettagli che sostanzialmente abbiamo anche con processori ben più potenti di questo. Vi ho fatto vedere quasi tutto, prima vi ho accennato dell'audio ma non vi ho parlato di AudioFX, che è l'equalizzatore che equalizza tutto l'audio di sistema. Tra l'altro stavo usando l'audio hip hop, non me ne ero accorto, con delle regolazioni ok, qui bisogna attivare le cuffie, è vero, con delle regolazioni. Tra l'altro vedete, questa è quella normale, io posso andare a prendere le singole barre del mio equalizzatore, andare a regolarle, mi si crea un personalizzato e poi posso salvarlo. Notevole, non so veramente quanti riuscirebbero a apprezzare una cosa del genere, ma sono sicuro che molti lo faranno. Abbiamo poi lo screencast che permette di registrare il display, altra funzione che mi piace molto, non ve l'ho fatto vedere ma è possibile anche decidere cosa mostrare nel menu qua con il tasto di accensione. Abbiamo un lettore di impronte che funziona bene, è preciso, necessita del click col dito, ma facciamo click e teniamo il dito appoggiato sopra e quindi lo smartphone si sblocca subito. A 360 gradi, quindi si vanta di poter essere acceso anche completamente al contrario. Possiamo anche fare questo test bizzarro che ammetto di non aver mai fatto prima. Non ho preso neanche il click, ok, si è sbloccato subito, quindi è davvero a 360 gradi. E siamo arrivati quasi alla fine della nostra prova. Vado fuori per fare la telefonata di prova. Tra l'altro abbiamo anche il famosissimo Truecaller di Cyanogen abilitato. Benvenuto nel servizio clienti Vodafone Privati. Stai chiamando da un numero... Non ho avuto problemi di ricezione, non ho avuto problemi di wifi, un wifi molto solido, una ricezione molto solida, bene anche in LTE, ricordatevi che manca una frequenza, ma io onestamente non ho avuto assolutamente nessun problema. Mi piace molto tra l'altro l'applicazione per la mail creato su base Boxer, è praticamente Boxer personalizzato per Cyanogen Mode, abbiamo un discreto file manager, niente di eccezionale ma comunque buono. Avete capito, questo Zook Z1 mi è piaciuto veramente tanto, mi è piaciuto il display, mi è piaciuta la fotocamera, mi è piaciuta la velocità, mi è piaciuta tanto l'autonomia. Io onestamente mi sento di consigliare questo smartphone, considerando però che ancora non sappiamo se verrà distribuito diversamente che dal sito ufficiale, che è zook.hk, che vi consiglia a sua volta un rivenditore autorizzato, visto che a quanto pare è l'unico, quello consigliato sul sito di Zook, autorizzato a vendere. Vende in tutto il mondo, vende con Cyanogen OS, però quello che io non vi so dire ovviamente riguarda eventuale assistenza, eventuali aggiornamenti futuri. Cyanogen in passato si è comportata sia bene ma anche molto male. Quello che vi posso dire però è che al momento avete davanti a voi uno smartphone che viene venduto a $312, che sono circa 280 euro nella nostra valuta, con tutti i pregi che vi ho appena elencato, e non riesco a trovare un grosso difetto a questo smartphone. Sì, non ha l'NFC, non ha l'ultimo processore del momento, non ha la memoria espandibile, non ha la batteria rimovibile, ma come sappiamo purtroppo è in ottima compagnia. Per questa recensione di Zook Z1 è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.